Padova Jazz Festival, stasera sul palcoscenico di una sala meravigliosa, la Sala dei Giganti, tornando al suo quartetto. Era qualche tempo che non si presentava con questa formazione. Rare volte, sì. Con questo progetto abbiamo lavorato soprattutto in duo, solo io e l'arpista Lucia Antonacci, qualche volta in trio, o col basso o con la batteria, ma il quartetto è l'ultima formazione del gruppo, sì, così è un ritorno alla fine. Oltre all'esibizione, al live, il suo lavoro molto eclettico la porta anche a lavorare con il cinema, ha lavorato molto con registi di altissimo livello e anche compositori di altissimo livello. Che differenza c'è tra il comporre una musica per un concerto live, per un disco e per un film? Il processo di composizione per i concerti, le esibizioni live, è un lavoro che non ha limitazione di applicazione. È musica assoluta per i propri scopi di diffusione e di espressione, mentre comporre per il cinema è una cosa che io non ho mai fatto, anche se ho moltissima esperienza come esecutore in sala di registrazione perché conosco molto bene l'ambiente, è musica applicata all'immagine, dove spesso i compositori sono legati a desideri altrui, come quello del regista o del produttore, con pochissime eccezioni come Ennio Morricone, che scrive quello che vuole lui, a prescindere dai produttori. Quindi nella sua esperienza accanto a Ennio Morricone ha avuto anche una certa libertà? Io personalmente, nelle cose dove mi chiedeva di improvvisare, sì. Poi invece nelle parti scritte precise per la sezione di trombe con l'orchestra, no, devo eseguire precisamente quello che il compositore scrive, a prescindere da chi sia. All'estero, soprattutto negli Stati Uniti, dalle quali proviene, che differenza c'è? Come artista, come musicista, non c'è differenza, perché l'esperienza è universale, a prescindere dal paese. Posso dire che negli Stati Uniti ho potuto godere di una grandissima tradizione di professionalità nella formazione, nella scuola, e nel modo di gestire la musica come professione. E in Italia invece ho potuto vivere un'esperienza di grande crescita per le opportunità di suonare delle cose che non facevo negli Stati Uniti, proprio come nel mondo del cinema, che io non vivevo a Los Angeles dove c'è il cinema americano, invece vivendo a Roma ho potuto immergermi anche nel mondo della registrazione per il cinema. Così, moltissime esperienze fantastiche, ormai vivo più della metà della mia vita in Italia. E poi nella sua carriera c'è anche il lavoro di docente. Ecco, questo invece che emozioni le dà? Che cosa rappresenta nella sua vita l'insegnamento? È un'esperienza che vivo da una tenera età. Io ho cominciato a insegnare a 20 anni, primo allievo privato, 20-21 anni, e ritengo che per diventare un buon docente ci servono circa 15 anni di esperienza, perché quando siamo giovani insegniamo
praticamente i nostri problemi che stiamo perfezionando. Invece una volta dopo 30-35 anni che siamo più stabili come strumentisti, siamo più bravi, più diciamo affermati e perfezionati noi stessi, cominciamo a capire come cucire un programma di studio ad hoc per ogni allievo, e ci vuole moltissimo tempo. Comunque insegno con molta passione e mi piace tantissimo, è un bellissimo modo di condividere la mia esperienza e dare agli altri quello che sono le mie conoscenze e le mie esperienze. Mi piace tanto. Un artista non è mai finito, è sempre alla ricerca della perfezione, è sempre in itinere, quindi è sempre in formazione. È d'accordo con questa affermazione? Sì, d'accordissimo. Il giorno che dico a me stesso adesso suono bene, ho finito di migliorare, di crescere, è il giorno che devo buttare la tromba nel fiume e tutto il resto. No, è un'arte che come ricerca porti fino alla fine, fino a quando moriamo. Jazz ha di particolare la libertà dell'improvvisazione. È una delle discipline musicali in cui ci esprimiamo, è un ramo musicale dove i musicisti hanno una grandissima libertà, ma non la chiamerei superiore a nessun'altra disciplina artistica musicale. Sono tantissime e hanno tutti un grande valore. La musica classica, musica folcloristica, antica, sono tutte ugualmente belle. Mi piace suonare sia in piccoli gruppi sia in orchestra grande, perché adoro l'orchestra sinfonica, sono cresciuto nell'ambito della musica classica. È sempre emozionante e il musicista arriva ai concerti live sempre con un po' di nervosismo, un po' quel pizzico di paura e nervosismo che sei canalizzato come energia, se riusciamo a canalizzare quell'energia nella performance, è molto bello, un'esperienza molto soddisfacente. Chi arriva alla performance completamente rilassato spesso non suona al proprio meglio, ci vuole quel pizzico di paura e lo vivono tutti, anche i più grandi solisti. Allora, in bocca al lupo per questa sera. Si dice ancora in bocca al lupo agli artisti. Sì, crepi alla grande. Grazie.